viva il coraggio, ma chi lo sa portare infame società, dacci mangiare. E poi mio padre tornò a Terni quasi fortunosamente per caso, incontrò mia madre Eugenia, altra storia, altra filogenesi, altra genealogia, mio nonno materno Oreste, nato nell'83 dell'Ottocento, era anche lui un immigrato. Suo padre era fuggito dalla povertà, perché c'è il nord anche povero, come i veneti Barotto che andavano a Torino e nel triangolo industriale. Loro venivano da Mercato Saraceno, nelle Romagne, braccianti immigrati nella conca ternana o vicino. Morì suo padre nell'88 nella miniera di Morgnano. E mio nonno fu assunto, era così all'epoca e forse tornerà, a staccare i carrelli di quella ferrovia tra le acciaierie di Terni e la stazione. E poi Magut, appena ventenne, è un po' come il cordonnier e la principessa, riuscì a conquistare una matriarca, unica donna, Francesca Tetti, mia nonna, di una famiglia operaia urbana da generazioni, non di mezzadri operai che venivano in bicicletta alle acciaierie. E mio nonno era un altro raccontatore per me della domenica pomeriggio, perché passeggiava verso Colle dell'Oro e era un raccontatore, narratore, storyteller minuzioso, un po' ossessivo. Nei decenni era poi diventato maestro del lavoro, con quello scientismo, con un comunismo un po' scientista, un po' etico, un po' mi fa pensare oggi a quegli operai artigiani furieristi che facevano le stufe Godin in ghisa con disegni floreali. E sono stato forse l'unico a sentir raccontare da lui che era legato a questa sorta di santificazione laica di sua madre, si chiamava Eugenia, come poi si chiamerà mia madre, la sua primogenita, che era morta, si diceva, di consunzione per fare la lavandaia, per tirar su questo figlio. E lui mi aveva raccontato che aveva avuto un fratello, ecco le storie atroci del proletariato, si chiamava Ricciotti Fabbri, che poi si era perduto, chissà, nel secolo dopo la comune, sarà finito in carcere. Immaginate il lutto, non ne sapevano più niente, né lui né la madre, che aveva scelto, come la scelta di Sophie, di salvare il piccolo. Ecco, in questo intreccio, l'incontro tra mio padre e mia madre, che erano divenuti tutte e due, cosa per quell'età, mia madre era del 4, contabili, in questa specie di fabbrica che dominava Terni, le acciaierie e consociate. Oggi c'è questo simbolo di ThyssenKrupp che ogni volta che lo vedo sugli ascensori mi fa pensare alle camere a gas, mi fa pensare a quella storia finale di questa famiglia atroce che nel crepuscolo degli dèi alla Visconti organizzò e certificato nelle scuderie di un suo castello una festa finale in cui si fece il tiro a piccione su un'ottantina di ebrei fatti venire dal campo di lavoro privato che gli era stato concesso come dependance. Oggi ThyssenKrupp, no? Troneggia su questa città e ammazza ancora a Torino o qui di lavoro. È un po' rapsodico quello che dico, forse sono in uno stato un po' secondo,
Ecco, Terni, città diversa dal resto dell'Umbria, la ricordavo come diventata anonima, come ricostruita in fretta e furia nel dopoguerra con gli standard dell'epoca. Erano meglio la città giardino fatta all'epoca del fascismo, poi fortuna che c'è stato Ridolfi, e poi la ritrovo, l'ho ritrovata dopo più di 30 anni come rimbellita, come se i quartieri che pure ci sono, non è stata tutta distrutta malgrado i mitragliamenti, i bombardamenti che ne hanno distrutto il 75%, non colpendo mai le acciaierie ma cercando sempre la stazione. E c'erano i vecchi quartieri che negli anni 60 erano un po' forbidden zone. Io c'ero stato solo nel 63 da giovane comunista della FIGC a distribuire dei pliant di campagna elettorale tra Spiazzi Clai, la parte vecchia che era considerata una corte dei miracoli. Adesso l'hanno come riportata in superficie, un po' rimbellita, un po' diventata, come accade sempre, cara e per artisti e intellettuali di sinistra. Ecco, concludo. Io francamente non sono mai stato particolarmente legato a radici territoriali. A Terni sono stato immerso da bambino, un'ipocondria proiettiva di mia madre. Prima di me c'erano stati due figli nati morti, poi una sorella e alla fine io, nato di 7 mesi, e per questo si era stabilito che fossi un po' una specie, da parte di mia madre, una specie di precario avventizio della salute e della vita, e quindi sempre un po' sull'uscio, d'altra parte sempre un po' fuori regole, perché allora quelle che oggi si chiamano le famiglie ricomposte o un padre che aveva già 54 anni alla mia nascita, delle sorelle molto più grandi e che oggi stanno affondando un po' nelle nebbie del vaniloquio senile, e delle sorelle che avevano in camera il ritratto della loro mamma morta. Tutto questo era un po' sui generis, e quindi fui come sospinto nel rifugio di essere percepito come una specie di miracolato della vita, dunque un fan miracolo, dunque un po' grillo parlante, una specie di una specie di fenomeno da baraccone, di quelli che chiamano enfant prodige, perché che altro hanno da fare stando in un mondo di adulti e ovattato in questo giniceo amorevole, che quando andavo a Foligno dai miei cugini Claudio, il più grande, gli altri, Sergio, Sandro, mi sembrava la giungla, l'avventura. Loro potevano andare in cortile e non è che si pensava che una sudata bastasse a metterli a rischio di vita. E in queste situazioni che fai? È chiaro che sei spinto a farti, come si dice, ragionevole, ometto una specie di gnomo ascoltante, parlante e anche leggente precocemente. Poi in fondo, il luglio 60, il buttarmi in quello che allora passava il convento per dare forma, insomma, a una rivolta, i giovani comunisti, è come se la strada, le riunioni fumose, le manifestazioni, i primi fermi che non si scordano mai, le osterie come quella di Gildo, una sorta di boema tra il militante e questa agitazione permanente, poi mi ha afferrato. È come se avessi lì lasciato gli studi e proseguito un po' di rendita con qualche rimorso, nessun complesso. Ecco, non è che abbia un fatto di campanile, da bambino forse,
quando andavamo a Grecia, noi e i reatini ci coalizzavamo contro i romani che ci sembravano arroganti, come sempre quelli delle capitali, come i parigini in Francia, eccetera. Ma se no, questo fatto identitario non è che mi riguardi molto, eppure è certo che adesso è un po' impressionante questa occasione di sorvolo, e mi viene da dire un'ultima cosa. È comunque più concreta una traccia di identità, come suol dirsi, di campanile, che qui i campanili oggi sono di archeologia industriale, che quella così artificiosa che oggi è alla moda, la patria, il tricolore, questa enorme mistificazione, amministrata innanzitutto dal signor presidente Napolitano, e di cui il Vate, voglio ricordarlo, una specie di guru, di profeta insistente, è stato negli ultimi anni un opinion maker, Ernesto Galli della Loggia. Come al solito, non si sa perché, la sinistra, forse perché si è arrogata mentre gli altri facevano i soldi, il monopolio della morale e anche di un preteso sapere intelligente, è sempre lei che fornisce il personale per le peggio cose. Il tripudio di tricolori, le frasi, francamente, dire fascistiche è poco. L'elmo di Scipio si è cinta la testa, dov'è la vittoria che purga la chioma? Scipio, capito? Noi non eravamo per Annibale, e lì perfino Benigni a cavallo, Saviano, eccetera. Ah, la patria, eh? Qualcuno lo dice, la patria è stata un seguito di orrori sulle genti, a cominciare dai terroni e in generale dai proletari. Nella colonna sonora di un film di Mangini, Micicché, Cecilia Mangini, che si chiamava con questo titolo amaro e sarcastico Allarmi siamo fascisti, che mi costò un primo fermo di polizia a 13 anni a Roma per tafferugli, e c'è Franco Fortini che a un certo momento dice: oro alla patria. La patria o gli speculatori, i trafficanti, gli accaparratori, i padroni, i finanzieri, i banchieri? Ecco, mi viene in mente di chiudere, tanto di Terni abbiamo parlato, e oggi andiamo a leggere in uno di questi luoghi, c'è solo l'imbarazzo della scelta, di archeologia industriale un po' sinistra, una cosa che torna all'attualità. Pouvant finir avec le jugement de Dieu, per finirla col giudizio di Dio, di Antonin Artaud. La questione non è tanto Dio, il Signor Dio, e l'eterno dibattito sul fatto che ci vuole un atto di fede per dire c'è. E infatti credo qui absurdum, dice Tertulliano, ma anche per dire a te, come diceva Sartre, assolutamente, totalmente, esclusivamente, estremamente atei, altro atto di fede. Pascal gioca in fondo una scommessa utilitaristica, in fondo ti conviene. E dico, il problema è il giudizio che diventa giudizio Dio, si lega alla vertigine dell'identità e poi dell'identità vittimaria, e alla dialettica della colpa e dell'innocenza, del colpevole e dell'innocente, del giudicare e mandare, liberarcene, perché è proprio il fondo antropologico che sta sotto a tante cose. Ecco, ci troviamo a Terni, e fatto questo sorvolo, andiamo là. Viva il coraggio!